Buonasera a tutti. Che bello applauso, eh? Non so quanti siete, ma dall'applauso mi sembra di capire che siete in molti. E io sono veramente contento, contentissimo di essere qua ancora con i miei amici di Chiavari, di tutti i dintorni, perché fare qualcosa di utile, di importante, specialmente serate come queste, servono a dare un segnale. Allora, stasera è la festa di Simone, 10 anni con Simone, il presidente dell'associazione Simone Tanturli, Angelo Bedini. Angelo. Ciao, ciao Sandro, non vi vedo ma siete tanti, grazie. Ecco. No, sono un po' geloso perché quando io ho cantato queste ultime... Questi non t'hanno applaudito così tanto. No, non le ho sentiti queste urle. Li ho pagati prima. Ma va? Tutti. Vabbè, allora fateglielo volentieri. Sì, perché... Tra l'uno e l'altro c'è di mezzo il mare. Non si conoscono tra di loro, ma dalle mani se li senti raccontare fanno lo stesso lavoro. Stasera che sento di poter affermare di sentirmi figlio di mio figlio. Questo perché Simone, come fanno i padri, ha generato una storia bellissima che ci ha portato fin qui, coinvolgendo veramente un sacco di amici, quindi solo questo. Grazie. Grazie Alessandro. Mi basta averti solo per metà. Questa sera il mondo è come un'altalena, in una bolla senza gravità. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Penso agli anni miei e a quelli che tu hai, da te dovrei scappare. Ma io conosco come sei e quello che mi dai mi basta per sognare. Io ti posso dare pezzettino cosina, napoletano. Una cosina napoletano, una russa che canta napoletano. Ci provo. Oh, che bell'aria fresca quando remolevo rosa e tormenta stai coppasti frane rose. Il fatto che uno arrivi dalla Russia a imparare le canzoni, questa cosa proprio mi va, proprio sembra fatta apposta, perché io ho sempre pensato negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd e i Deep Purple, contemporaneamente in Italia Orietta Berti.
La musica finto rocca, noi italiano, francese, ma inglese, neanche la nera africana. E che ti piace? Neck ti piace? Ma a voi piace Neck? Uno che si chiama come un cellulare. L'obiettivo era di vincere una medaglia d'oro. Vittorio ne ha portata a casa due. Grandissimo. La diversità aiuta a... a capire i propri limiti, a capire che tutti siamo in un mondo fatto di limiti, fatto di difficoltà a far qualcosa. E questo ci fa capire che non possiamo affrontare da sole, ma abbiamo bisogno di amici, abbiamo bisogno di persone che mettano empatia in quello che facciamo e ci aiutano a raggiungere, come noi possiamo fare altrettanto con loro, a raggiungere i propri scopi, a concretizzare le proprie passioni o la vita di tutti i giorni. C'è un pensiero che mi gira per la testa, fotografarti nuda su una bicicletta, lasciarsi andare e far l'amore in mezzo al mare, poi nel letto è più tradizionale, sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me, sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare, sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella che ti ho scritto una canzone. È stato veramente una serata emozionante, perché non è facile mettere insieme tanti generi, tanti momenti che poi ti rimangono nel cuore e allora te li porti dietro chissà per quanto tempo. Io devo ringraziarvi perché avete saputo regalare a ogni artista che si è esibito quel calore e quell'amore straordinario che quando si è qua sopra ci fa sentire artisti. Quindi credo che a nome di tutti vi posso solo dire grazie, grazie di cuore, grazie. Spero sia emersa stasera quella bellezza che Simone ha generato, grazie. Alessandro, ti posso dire una cosa, è quella che ho detto all'inizio. Chiunque si avvicina alla vostra associazione, chiunque ha modo di frequentarvi, non tanto per voi, ma raccoglie quella energia straordinaria che questo nome riesce a far diventare enorme. Simone, grazie. Grazie a tutti, questa bella festa è stata per lui, perché lui oramai è sempre con noi, da sempre. Grazie ancora di cuore a tutti e alla prossima occasione. Ciao Chiavari! Ciao! Ciao.